Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui, ci ritroviamo con SimCity. Riprendiamo dopo un po', come detto ragazzi, in questo periodo non ci sono tantissimo, quindi magari stanno arrivando un po' meno appuntamenti di SimCity. Infatti è da tantissimo che non ci giocavo, adesso ho ripreso dopo qualche settimana perché tutti gli scorsi episodi li ho fanculo, li ho registrati tutti insieme, quindi è da credo 2 o 3 settimane, forse non ci gioco, non lo so. Comunque ho ripreso qui dalla Sfigas perché mi ricordavo che eravamo arrivati appunto in una situazione un po' tragica dal punto di vista economico. Quindi ero andato un attimo a quel tale City per aumentare le entrate. Da lì ho inviato qualche soldo qui alla Sfigas, solo che effettivamente ancora non è arrivato. Quindi adesso ci ritroviamo in questa situazione. Vediamo un attimo se proviamo a vedere se ne usciamo. Poi facciamo un'altra città comunque perché facciamo finta che se non l'aumento. Io sto aspettando che arrivino i soldi da. Ah, non posso andare avanti. Merda, e quindi i soldi che sono. E questo non lo posso fare perché già abbiamo chiesto tutto. Sicuro di voler estinguere il debito? No, che non voglio estinguere il debito, ma sto aspettando soldi da quel tale City. Maledizione. Disattiva alcuni edifici. Sì, io ti potrei anche disattivare alcuni edifici, ma allora facciamo una prova. Se riusciamo. Disattivare praticamente tutto. Come mi ricordo neanche i pulsanti, figuratevi voi. E poi andiamo in un'altra città. Come detto, lo sto facendo perché comunque prima di andare nell'altra città, cioè questa non la voglio lasciare così, altrimenti non ci potrò più rientrare. Questo è un problema. No, quelle sono ambulanze. Questo cos'è? Chiudi tutto. Chiudi. Poi caserma dei pompieri, chiudi. Cos'è questo? Stazione di polizia, chiudi. 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 E questo al momento no, c'è l'evento, quindi questo non so se ci sia un evento. E vaffanculo. Questo anche c'è un evento, quindi chiudiamo questo. Deposito dei tram. E va bene. Chiudo tutto, chiudo. Pianto di depurazione. Deposito navette. Discarica, siamo ancora a delle spese, abbiamo maledizione. Cazzo, chiudo qua, non so neanche cosa è. Cos'altro è aperto questa? Spesa 10.000, figa. Controlli della velocità sono stati attivati, ok. Quindi adesso guadagniamo un po'. E anche questa è della police. Chiudo anche questa. Almeno fino a quando non arrivano i soldi da quel tale City. Perché se no siamo nella merda. Facciamo così. Abbiate pazienza al momento, giovani qua. Non vi lamentate che. La villa. Cazzo, questa è l'università. Chiudi. Vabbè, ragazzi, ci rivediamo quando saranno arrivati i soldi. Ok, allora, ragazzi, riprendiamo da qui. Abbiamo riguadagnato un po' di moneta qui alla Sfigas. Naturalmente abbiamo dovuto staccare tutto.
per poter arrivare a raggiungere un po' di soldi, io direi, ragazzi, di andarcene. A questo punto conviene assolutamente andarcene, perché abbandonare Las Vegas, perché abbiamo visto che comunque il problema in realtà non è tanto causa troppe morti. Ok, vabbè, togliamo. Via. Diciamo proprio la città in sé, che effettivamente abbiamo un po' esagerato con i servizi che abbiamo messo in questa città, perché abbiamo messo pompieri, polizia, un po' troppo pompata effettivamente. Quindi l'unica soluzione adesso, per il momento, secondo me, è quella di abbandonare Las Vegas e magari tornarci quando avremo fatto qualche altra città estremamente cazzuta che produce un mucchio di denaro. Che ne pensate? Io direi di sì, dai. Anche perché comunque noi ricordatevi che abbiamo qui il progetto, la grande opera, che in teoria volevamo costruire qui il centro spaziale che porta educazione e turisti, solo che ci vogliono 170.000 barili di carburante, 1.400 tonnellate di leghe e 40.000 casse per computer. Quindi ci vogliono microchip e un sacco di altra roba che necessita di una città industriale. Las Vegas quindi non è la città ideale per... No, maledizione. Per fare queste robe. Quindi allora vediamo, questa qui sarebbe una città ottima perché ha carbone, sia minerali, petrolio, sì, acqua e vento, niente, ma non fa niente. E aspetta, spostiamoci qua, vediamo questa. Questa ha molti minerali, petrolio, acqua, questa, un po' meno petrolio, molti minerali, questa com'era? Questa ha molto petrolio. Allora, vediamo un attimo perché. Per costruire chip e cose del genere ci voleva la plastica là che stiamo utilizzando, quello che comunque non possiamo. Poi dobbiamo spostarlo in un'altra città. E altra cosa da fare è magari inviare dei soldi comunque a un'altra città. Qui non so in realtà quanti ce ne sono. 1.800.000. Quindi sì, diciamo che possiamo finanziare un pochino la prossima città che inizieremo. Io direi a questo punto di iniziare questa qua, dai, che ha parecchi minerali, un po' di petrolio e carbone. Direi che possiamo provare con questa, dai. Anche questa ha parecchi minerali, un po' più di petrolio e meno carbone. Forse anche questa non sarebbe male, ha molta acqua. Iniziamo qua, dai. River Bend. Mamma mia, che nome. Adesso dobbiamo trovare un nome per questa città, vediamo, dai. O magari la lasciamo così per più avanti, la metteremo. Ragazzi, come detto, in questo periodo non ho tantissimo tempo. Infatti, come state vedendo riguardo SimCity, stanno arrivando pochi video. Perché ci sto giocando veramente pochissimo. Adesso sto facendo una partita giusto per registrare qualcosina. Perché ecco, qua sarà un po' difficile la situation. Allora, qui c'è l'autostrada che arriva. Mettiamo un attimo in pausa. Abbiamo molta poca moneta. La prima cosa da fare, secondo me, è fare il comune, in modo tale che poi possiamo accaparrarci soldi che naturalmente non possiamo farlo perché fornisce energia e fornisci acqua. Allora, prima cosa, allora, mille volte allora, è vedere le risorse dove stanno. Carbone è qua, quindi questo è da lasciare così. Minerali qua, quindi questo è da lasciare così. Petrolio là. Vabbè, praticamente dove andiamo noi? Scusate. Dov'è che ci mettiamo? Maledizione. No, va bene, ok. Petrolio, carbone, qua qualche cittadino abusivo, qua com'erano i minerali. Ok, perfetto, dai. Carbone, quindi qua una centralina. La petrolio trivelliamo in modo clamoroso. Ok. Allora, costruiamo la nostra collega. All'autostrada. Sì, ma è qui l'autostrada, maledizione. C'è l'autostrada. Devo per forza farti una stradina. Facciamoci la stradina. Facciamoci
Facciamola per adesso a bassa densità, dai, facciamo così che poi posso metterla tipo qui. Anzi, no, facciamo come ci consiglia qua. E la facciamo. Allora, aspetta, stiamo andando dritti. Perché se no famo cagate. Di solito la striscia che ci dà è dritta, però. Sempre meglio controllare. Stessa cosa qui. Perfetto. Qua ci facciamo la centrale. Direi di fare una centrale. Aspetta, mettiamo velocità normale, se no non ce la dà. Quella eolica, no. Direi che centrale a carbone, centrale elettrica a petrolio, effettivamente potremmo farla. Non sarebbe male come cosa. Comprarla altrove non mi sembra il caso. Io farei, dai. Allora, aspettate, vediamo un attimo il vento dove va. Là, cazzo. Facciamo la cosa a carbone qua, facciamo un macello. Ma sarebbe anche dire chi se ne frega, no? No, vabbè, dai, facciamola allora da quest'altro lato. Io più che altro era perché volevo costruire lì un coso del sindaco. Vabbè, pazienza, non. Lì poi faremo. Me lo fai direttamente il ponte, perfetto. Anzi, no, vabbè, facciamo così, non. Non esageriamo, poi ci organizziamo un po' meglio. Così. E la centrale a carbone, allora la facciamo da questo lato. Va bene. Poi energia, quindi ci siamo. L'acqua, se mi dici magari dov'è. Cazzo, è qua. No, anche qui, dai. Allora, direi di prendere l'acqua, magari l'acqua forse conviene. Allunghiamo questa strada. Perfetto. No, ah, cazzo, 44.000, maledizione. Allora, adesso ci mettiamo uno di questi. Poi ci mettiamo quell'altro. Per adesso tanto dovrebbe bastare. E tornando alla costruzione del comune, cos'altro volevi? Energia e acqua. Vabbè, giustamente se non facciamo almeno una zona residenziale, chi vuoi che ci venga a lavorare qui? Zona residenziale che farei qui per adesso. Ed anche qui. Poi. Qua dobbiamo gestire bene tutto in modo da sfruttare le nostre risorse. Perché questo. La fregatura è che qua sta tutto un po' smandrappato così, cazzo. Allora, aspetta. Qua dai una strada. Così mi dici di farla. Vabbè, facciamola come ci consiglia lui, dai. Così, qua no, qua ci costruiamo il coso, poi vedremo qui se. Perché vedete, è tutto un po'. Maledizione, potevano concentrarlo un po' meglio, sto cazzo di coso. Vabbè, carbone, ricordiamo, è qui, quindi in quest'altra zona possiamo. Cioè potremo approfittare, il problema è anche questione di. Moneta. Va bene, andiamo a rapinare. Per forza, quel tale Ale City. Ormai è diventato il nostro pozzo senza fondo, quella. Che cazzo di strada ha fatto? No, ok. Stanno venendo. Vabbè, giustamente stiamo andando a velocità lenta. Andiamo già a prendere un po' di moneta, dai. Ha bisogno di carbone, poi te lo mando io con calma, dai. E vedremo un po' come
Anche la lunghezza dei video, sinceramente, non, adesso mi regolo un po'. Non vorrei farli troppo lunghi, anche se comunque non arriveranno spessissimo. Adesso vediamo un po' come riesco ad organizzarmi anche per SimCity, che non è immediato. Allora, mi serve moneta da quel tale City. La nostra prima cittadina, ormai non dico che sia un po' decadente, però è un po' inquinata. Abbiamo devastato il suolo, giustamente. Giustamente. Città in via Regali, non lì, ma qui. Come cazzo? Aspetta, toglimi questo. Regali, non a... Elm Grove. Aspetta, se faccio così... a Las Vegas. Se faccio così a Elm Grove. Ah, ok, perché io vedevo comunque la fretta là, quindi... Vabbè, in teoria me li manda giusti. E direi... 1 milione, dai. 1 milione dovrebbe bastare. Almeno 100.000, facciamo 1 milione tondo tondo. Tanto quel tale City è... Perché non mi invia? Preparazione del regalo. Ah, sempre per la solita cosa che non ho costruito il comune, cazzo. Simone non inviato il regalo a Las Vegas. No, cazzo. Non credo che ce la mandate. Sti cazzi, vediamo che succede. No, Elm Grove River. Ecco perché non me la dava, maledizione. Però mi sa che non ce li ha mandati i soldi. Lì, nel senso. Vabbè, sti cazzi, vediamo che. Vediamo. Quel tale City, 1 milione e 9. Ah, ok. Massimo 1 milione e 9. E come vedete continua ancora a produrre. Bassiamo una punta. Diamogli 1 milione per adesso. Cerchiamo di arrangiarci con 1 milione, dai. Ok, soldi partiti. Rientriamo qui. Ci servono per forza per iniziare questi soldi. Più che altro perché vorrei iniziare subito a trivellare questa città, disintegrarla. Questa veramente mi sa che la faremo a pezzi, perché tra minerali, carbone e petrolio sarà qualcosa di devastante. Vabbè, aumentiamo la velocità e aspettiamo che ci diano la possibilità, fornisci energia appena ci va a lavorare qualcuno. Carbone adesso c'è un pochino. Perfetto, rallentiamo. E oddio, non è bello costruire il comune là, magari lo metto qua. Sì, perché sennò mi intossico. Ah, bancarotta in vista, perché giustamente ancora non arrivano soldi. Allora aumentiamo la velocità. No, più avanti gli do il nome. Per adesso. Eccoli là i soldi, eccoli là. Sganciate la grana. Non è vero, sono solo i sindaci delle altre città, maledizione. Aspettiamo che arrivano soldi e iniziamo a smandrappare qui. Vabbè, ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo vedere direttamente con il prossimo video. Riprenderemo da qui, non so quando sia uscito, però vorrei postarlo il prima possibile, diciamo, per darvi notizie anche su SimCity, che è da un po' che non posto. E dai, ci rivediamo direttamente con il... qua c'è gente, c'è gente. Aspettate, sì, poi vi costruisco tutto, state calmi. E vabbè, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi alla pagina Facebook, commentate questa nuova cittadina extra industriale. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale A.